Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi iniziamo una nuova serie, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vi ricordo sempre in descrizione sono i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming e così facendo potete aiutare la mia partner a crescere. Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti in questa nuova serie. Siamo sulla The Bavarian Farm, una bella mappetta che è uscita un paio di giorni fa sul modab ufficiale e anche per console. Me l'avete chiesto, insomma, di iniziare una nuova serie su questa mappa ed eccoci qua, anche perché questa mappa merita, è molto bella, poi ha uno stile di mappa che a me piace e allora ho deciso perché no, iniziamo anche qua perché è davvero molto bella. Diciamo che questa non è che va a sostituire, diciamo, quella brasiliana la continuerò a portare, però ho deciso di fare in questo modo. Poi fatemi sapere se la cosa vi può interessare, nel senso che vorrei provare a fare più serie, cioè fare piccole serie in modo tale da poter cambiare mappa più frequentemente, quindi di non fare più lunghe serie, quindi rimanere tanto tempo su una stessa mappa e quindi cambiare mappa più spesso, in modo tale che vediamo mappe nuove e così le vediamo un po', diciamo, quelle più recenti quando escono le andiamo a vedere meglio, no? Facciamo qualche episodio, facciamo qualcosina e cambiamo in continuazione. Fatemi sapere se questa cosa vi può interessare. Poi, a parte se tipo, che ne so, la mappe tipo la Land of Italy, che sono, insomma, sono tipo di mappe che vanno giocate più a lungo, quelle le faremo, diciamo, serie più lunghe. Tipo, che ne so, quando uscirà la mappa tedesca, quella di Edo, la Deutschland, là sicuramente faremo una serie un po' più lunga, perché insomma la mappa sicuramente merita di essere giocata molto tempo, tipo come stiamo facendo sulla Land of Italy, dove siamo arrivati a quasi 60 episodi. Però nel mentre, quando usciranno mappettine che meritano, perché insomma non è che posso fare le serie a ogni mappa che uscirà da oggi insomma sul modab, no? Però se escono mappettine che meritano, tipo questa qua, che è questa mappetta tedesca di cui ci ho fatto anche un test map, se ve lo siete persi andatevelo a vedere. Faremo delle piccole serie, insomma, vediamo. Poi se piace la possiamo allungare, se no poi le concludiamo, insomma, no? Stessa cosa quindi farò con quella brasiliana, visto che insomma non è che ha suscitato tantissimo interesse, quindi pure là faremo una piccola serie, insomma faremo qualche, andremo a fare delle novità qui e poi insomma l'andremo a concludere e ci concentreremo poi su altre mappe, ok? Quindi fatemi sapere se questa cosa vi può piacere, in modo tale che insomma che andiamo insomma a vedere mappe diverse. Allora, eccoci qua, questa è la nostra farm, quindi chiudiamo questa parentesi, detto questo, tutto questo, iniziamo questa nuova serie. Allora, intanto partiamo dal PDA. Vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, per quanto riguarda le colture, abbiamo tutto standard e in più, vabbè, abbiamo quelli, i prodotti della premium expansion, barbabietole, carote e pastinaca, e non abbiamo nulla in più. Allora, di partenza abbiamo quindi il campo 16, 17 e 18 e abbiamo pure, insomma, una bella farm, bella grande. Vedete, come potete vedere. Mo' vediamo un attimino poi i mezzi, se cambiarli o tenerli. Comunque, partiremo da qua. Ci sono poi 4 farm. Poi piano piano le vediamo, poi se ci vogliamo spostare dipende da quello che andiamo a fare, insomma. Qua sopra dovrebbe stare quella della farm dei cavalli, quindi quando andremo a fare i cavalli andremo a prendere questa farm, insomma vediamo un po' un attimo cosa fare. Allora, intanto vediamo, diamo un'occhiata a questa farm. Allora, qua abbiamo la herbicide tank, che non so come... No, non è l'erbicide tank. Sì, qua possiamo caricare l'erbicida, penso.
Questa dovrebbe essere che è un... boh, non riesco a capire questo... Silo è vuoto, vabbè. Poi qua abbiamo la stalla delle mucchette, quindi andremo a fare sicuramente le mucche. Qua sono tutti i vari magazzini. E poi abbiamo il pollaio. Quindi le prime cose che andremo a fare saranno queste qua. E in più abbiamo anche i maiali qua, quindi abbiamo ben tre stalle. Poi abbiamo una piccola serra che possiamo avviare anche subito. E per quanto riguarda le stalle, questo ci abbiamo, no? Questo pure è un altro sito dove... sì, sito, vabbè. Silos, che dove possiamo comprare l'acqua. Qua la possiamo comprare e usare, insomma, quella che ci serve. Qua dietro, vediamo un po' un attimino. Qua c'è il... stalla dei maiali. Questo è il Fertilizer Production. Quindi questa è un'altra produzioncina. Eccola qua. Con concime, acqua e calceviva andiamo a produrre fertilizzante digestato. Interessante, interessante. Allora, vediamo un attimo, diciamo i mezzi, vediamo a vedere cosa abbiamo e quello che non ci serve lo andiamo a vendere. Allora, abbiamo due trattori medi, abbiamo due John Deere, ce ne abbiamo uno da 190 e uno da 175. Allora, io direi di volevo avere almeno un Fendt, un trattore Fendt all'inizio qua lo dobbiamo tenere. Questa qua ce la vendiamo. Poi ne prendiamo un'altra. La macchina vediamo se ci può essere utile. Comunque mo per il momento ce la teniamo. Questo ce lo possiamo tenere. La lama ce la andiamo a vendere. Poi coltivatorino, questo è da 4 metri. Volendo, volendo ce lo possiamo anche tenere. Seminatrice, questa qua proprio non mi piace, quindi io me la vado a vendere. L'irroratrice ci potrebbe servire. Spandi fertilizzante ci serve. Lo spandiconcime, volendo, ce lo possiamo tenere per il momento. Poi se lo cambiamo più avanti, tanto se facciamo gli animali, poi il concime lo... vabbè, dai, vendiamocelo. Poi casomai ne compriamo un altro. Questa qua. Carrobotte qua per i liquami. Questa pure ce la vendiamo. Poi ne prendiamo qualcos'altro più avanti. Falciatrici, abbiamo solo questa. Che ci facciamo con solo questa? Questa ci vuole far usare questa con il cassone da carico sicuramente. Quindi falciare e caricare. Ma non lo so, non lo so. Vabbè, teniamoci il cassone da carico pure ce lo teniamo. Questa è farazione mista, ce la teniamo. Questa qua anche per il latte, vabbè, teniamocela. Livellatrice non ci può servire. Caricatore frontale, casomai ce li teniamo questi, ok? Allora, per quanto riguarda i trattori, allora abbiamo questo qua che c'è il caricatore frontale, dove poi qua abbiamo qua sotto tutte le varie attrezzaturine. Perfetto. Allora, questo qua ce lo teniamo. Teniamoci questo più piccolino, quindi ci andiamo a vendere questo un po' più vecchiotto, il 4755, ce lo andiamo a vendere. Allora, io mo vorrei comprare un Fendt, abbiamo detto, no? Andiamo a vedere cosa abbiamo tra le mod. Io volevo, non so se l'ho messo, ma sicuramente no. Il Fendt, quello che è uscito qualche giorno fa, sarà questo, il 700 vario. 700 vario era questo, raga, boh, mi ricordo, questo da 200 cavalli, questo 192. Se no, ho messo pure gli Hurlimann, vabbè, Landini, Zame Fortis, vabbè, questi per il momento non li usiamo. Allora, o ci prendiamo questo qua, questo da 200 cavalli, ragazzi, prendiamoci questo, un bel Fendt ci vuole qua in Germania, quindi prendiamolo così com'è, 200 cavalli, raga, senza esagerare, poi lo possiamo portare fino a 300, quindi più avanti lo possiamo aumentare di potenza. Vediamo un po' le ruote standard. Lasciamole standard, pesi ruote casomai 600 kg, vabbè, mettiamoci qualcosina. Poi line, power setting, che cacchio cambia? Power setting, più power setting, ma forse all'interno. Vediamo un po' un attimo se cambia qualcosa qui dentro. Sì,
sono delle levette che, ma alla fine che non cambia nulla a livello di funzionamento, penso, no? Poi Beacon Light ce la mettiamo, almeno mettiamocene due, più bello. Warning Sign, ma anche no. Poi cabina panorama cabin, ho letto male. Allora, che cambia? Vediamo un po'. Visio Plus più door right. Ah, senza la portiera. Ah no, la portiera più grande. Vabbè, diciamo così. Non lo so. Poi, design package standard. Bello con questa protezione sul tubo di scarico, eh? Sì, così, lo voglio così. Cromato. Poi, roof terminal. Mamma mia, quante configurazioni che ci mettono. Che poi alla fine, raga, ma che cacchio servono? Poi non si sa. Cioè, ci sta quello schermetto più sopra, 3.000 euro. Ma che ci dobbiamo fare? Poi, front PTO. Cioè, mettiamo la PTO pure davanti. Quanto ci viene a costare? 6.000. Ci può interessare la PTO? Ma certo che ci serve la PTO, no? Interactive control, va bene. Colori addirittura possiamo pure cambiare. Ma lasciamocelo proprio questo così. A posto, raga, dai. 100, fregate, 203. 203, ok. E per il momento, ok. Diciamo che i mezzi va bene così. Quindi abbiamo uno da 145. Quant'era quello? 145, se non sbaglio. Aspettate, eh. No, 175. Insomma, abbiamo due bei trattoroni. Poi vediamo se prendere uno pure un po' più piccolino. Allora, questo sicuro non è il campo nostro, raga. Quindi abbiamo il 18 che è ad erba. Allora, il 18 è ad erba. Eccolo qua, che volendo possiamo pure falciarlo. Possiamo pure iniziare. Poi abbiamo, controlliamo un attimo pure i campetti. Ci abbiamo il 17 che è da seminare, abbiamo da la calce veramente. A proposito di calce, andiamo un attimo a impostare la partita. Allora, mettiamo difficoltà economica facile, traffico sì, crescita stagionale sì, giorni al mese sì, neve sì, distruzione raccolto sì, aratura io ce la vorrei mettere perché a me piace arare, ce la mettiamo, sassi volendo anche no, calce viva sì. Poi, avviato automatico del motore no, frenata obbligata sì, limite no, uso carburante standard, qua mettiamo tutto no, compra no, no, detto no, no, ok, a posto. Quindi, mo mi richiede tutte e due, naturalmente, mi ero fatti i cavoli miei, facevo una lavorazione di meno, quindi sono tutti da dare la calce e aratura, come al solito, no? Ogni partita, qualsiasi partita che iniziate, dovete fare sempre sti due lavoretti, calce e aratura. Allora, visto che dobbiamo dare la calce, a sto punto iniziamo così, raga. Vediamo, andiamoci a comprare anche un spandicalce. Allora, vediamo che ho messo. Qualcosina ho messo io di mod. Allora, ci sta questo da 20 metri, che è ottimo, costa poco e va. Poi abbiamo questo da 4, vabbè, questo è troppo piccolino. Dai, prendiamoci questo. Capacità mettiamo 15 e 9. Ok, configurazione ruote va bene. Casomai ci cambiamo colore, facciamo color fend. Color fend, forse questo è un po' più chiaro, più scuro. Ma mettiamoci questo. Poi colore design, ci mettiamo, facciamo tutto verde. Decals. Quali sono le decals? Ah, queste qua. Vabbè, lasciamocele così. Colore cerchioni. I cerchioni facciamo invece rossi. Red. Ok, pare quasi un fend, no? Va bene, dai, 7,5, perfetto. Allora, eccoci qua. Stiamo allo shop. Ma dobbiamo prendere anche i sacchi di calce viva. Quindi, mo. Andiamo a prendere, abbiamo detto, non ho messo quelli che dovevo mettere. Sì, l'ho messi, eccoli qua. Ah, prendiamone 8, sono
8000 litri. Quella è da... già mi sono scordato. Eccoci qua, ragazzi. Intanto guardate qua che bello. Il nuovo Fendt 700 Ario. 720 veramente. Guardate qua quanta robettina che abbiamo messo. Guardate qua i pulsanti. Mamma mia, pare un'astronave, raga. Un'astronave sto coso. Allora, dai, iniziamo subito subito. Mettiamoci al lavoro. Andiamo prima di Calceviva. Quindi andiamo a preparare prima i campi, dopodiché possiamo iniziare pure a fare un po' di fienagione. E poi quindi iniziare subito con gli animali. Compriamo, che ne so, prima le galline, casomai poi dobbiamo vedere pure cosa vogliamo fare. Perché qua ci abbiamo, innanzitutto qua ci abbiamo già lì che è nostro il biogas. Ci abbiamo pure il caseificio già che è nostro. Poi abbiamo il pig food mixer, quindi vuole pula, patate e barbabietole, e la serra. Quindi la serra, vabbè, questa qua la possiamo pure già attivare. Ok, mettiamo acqua in automatico. E cosa andiamo a fare? Casomai iniziamo a fare la lattuga. Ok, mettiamo a vendita, intanto recuperiamo qualche soldino già da quella serra. Dai. Ok, andiamo ragazzi, si parte, si inizia a lavorare subito subito. Allora, vediamo se la strada è questa, ma in teoria dovrebbe essere questa. Guardate che bello pure questa cosa qua fatta con le balle, guardate che carina. World Party, 24 agosto 2023. Cos'è il World Party? Allora, dove dobbiamo andare però? Aspettate, mi sa dobbiamo girare, ne sa, eh sì, ok, cosa, questo è il nostro, fammi un po' vedere, mi sa di sì, no, questo non è il nostro, dobbiamo andare di là. Ok, bella bella, mi piace sta mappetta, è piccolina, campetti normali, non so, proprio piccoli piccoli, e mi gusta raga, mi gusta. E ci sta una bella serie, anche perché insomma per il momento di nuovo c'è ben poco a livello di mappe, questa è davvero carina. Poi naturalmente vabbè, la Land of Italy la continueremo a giocare, anche perché dobbiamo fare altre cosine, e quella brasiliana pure qualche altro episodio lo faremo, almeno tutte le varie novità che offre quella mappa le andremo a fare. Poi la interrompiamo e poi quando uscirà la, come si chiama là, l'aggiornamento dell'Italian Race, inizieremo una serie anche lì, e lì faremo sicuramente una serie un po' più lunghetta. Però nel mentre quando uscirà qualche mappetta discreta carina come questa, una delle piccole serie secondo me si possono fare, no? E andiamo a fare, facciamo qualcosina giusto anche per vedere com'è la mappa, perché questa è carina, molto fatta bene, quindi insomma ci sta, no? Ci sta, anche se non ha nulla di più di particolare insomma rispetto ad altre, però è bello giocarla insomma. Quindi faremo ste cosine qua, facciamo le cosine veloci, non è che stiamo a fare, perdiamo tempo, cioè facciamo 200.000 episodi, ma andremo a fare insomma poche cose fatte bene insomma, no, che possono piacere a tutti. Ok, perfetto. Oh, qua mi finisco io tutto il lavoro insomma della calce, dopodiché andrò di aratura, poi andrò a prendere, anzi compriamolo subito, così lo compro insieme a voi. Vediamo un po', ho messo, vediamo un po' dove sta, aratro. Allora, ho messo qualcosina, tipo ho messo questo da 2 metri, ho messo questi dell'Ermo, il Kubota da 2,5, e il Subsoiler, questo è quello che mi piace di più sicuramente, anche se
260 cavalli, ma secondo me lo tira tranquillamente. Un po' sballati secondo me qua i calcoli del quando riguarda i cavalli, 260 cavalli di potenza, ma vabbè. Quale prendiamo, raga? O prendiamo uno questo da quando è 2 metri, raga, quando finiamo? Dobbiamo fare cose veloci. Prendiamoci questo qua. Anche questo casomai ce lo facciamo Fend, Core Fend Classic, ok? E iniziamo a arare pure questi, così facciamo subito e non perdiamo altro tempo. Poi, per quanto riguarda la semina, visto che stiamo a agosto, vediamo cosa ci può servire. Vediamo, sicuramente un campetto a frumento, perché poi andiamo a prendere le galline. E poi vediamo un attimo, raga. Vediamo un attimo cosa vogliamo fare pure a livello di produzione. Vediamo cosa possiamo fare. Sicuramente dobbiamo prendere pure qualche altro campetto, perché poi per le mucche il campetto quello ad erba che abbiamo è un po' piccolino. Sicuramente ce ne vuole almeno un altro, uno un po' più grandicello. E poi andremo a prendere pure quello. Quindi su cose insomma che andremo a fare nel prossimo video, ok? Vabbè ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova serie e iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, mi raccomando, e vi ringrazio come al solito e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!